Dall'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano studia il mercato dei media digitali e l'evoluzione di Internet su mobile e social. Sul palco del Web Marketing Festival, Andrea Lamperti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mamma mia, quanti siete, che bello vedervi così numerosi. Grazie a Cosmano per avermi invitato in questa platea. E io devo purtroppo cambiare un po' registro, nel senso che parlerò di cose sicuramente meno interessanti di quelle che mi hanno preceduto, meno magari toccanti, anzi mi sono quasi commosso poco fa sulla scala a vedere l'affetto che giustamente abbiamo ricambiato tutti assieme alle persone che prima di me hanno preceduto, che fanno un lavoro così difficile, un lavoro, una vita dedicata all'inchiesta che è veramente toccante e noi nel nostro piccolo dobbiamo veramente stargli accanto. Io devo cambiare registro, mi hanno invitato perché devo presentare alcuni dati. Io sono Andrea Lamperti, lavoro al Politecnico di Milano e studio ormai da quasi 10 anni tutto il mercato dell'internet media, degli internet advertising, ed è quello che vorrei mostrarvi proprio anche in introduzione e a darvi qualche dato per poter poi seguire meglio anche tutte le sale verticali che si svolgeranno dopo la plenaria. Questa è la mia agenda, molto veloce, nei minuti che vi accompagnerò, vi presenterò come l'internet advertising, quindi il canale internet, il canale pubblicitario, è inserito all'interno del mercato pubblicitario complessivo in Italia. Poi ci focalizzeremo proprio sui dati del mercato dell'internet advertising e infine qualche sfida, qualche rimando per far vedere come questo mercato può ancora continuare a crescere anche in questo paese. Questo 15,8 miliardi di euro è il valore del mercato media in Italia. Mercato media comprensivo sia della pubblicità sia della spesa dei consumatori che tutti noi facciamo per acquistare contenuti media, per acquistare i giornali in edicola, per acquistare la TV a pagamento a casa, per acquistare anche online magari gli abbonamenti alla musica, all'informazione e a contenuti video. Questo mercato si divide ormai da sempre, da quando c'è la comunicazione, più o meno 50-50. Metà deriva dalla pubblicità, metà invece appunto dalla spesa dei consumatori. E io mi voglio focalizzare, perché è questo di ciò di cui parliamo oggi e domani, sul mondo della comunicazione, sul mondo della pubblicità. 7,8 miliardi è a fine 2016 il valore del mercato pubblicitario in Italia. Mercato pubblicitario che, come vedete, rispetto agli anni d'oro dei primi anni 2000 al 2008 ha perso oltre un miliardo e 400 milioni esattamente. Qui vedete come questi 7,8 miliardi sono divisi tra i diversi canali di comunicazione. Ho raggruppato i canali di comunicazione principali, quelli che forniscono, che danno contenuti media in maniera continuativa e non esclusivamente pubblicitaria. Quindi la TV, quindi la stampa, quindi la radio e quindi anche il canale internet. Vedete come la televisione è rimasta sempre uno zoccolo duro della pianificazione pubblicitaria in Italia. L'Italia è un paese videocentrico, è un paese che impara dal video, che comunica col video e che gli piace vedere video. E quindi anche la comunicazione sulla TV è sempre rimasta molto importante nel paese, nel nostro paese. Quello che è successo negli ultimi 8 anni è invece un'inversione di tendenza tra il mondo internet e il mondo della stampa. La stampa è andata sempre più decrescendo nella sua importanza nella comunicazione, almeno pubblicitaria, mentre ha continuato la sua importanza, è cresciuto anche nella raccolta degli investimenti pubblicitari, proprio il canale internet. Internet è arrivato a essere ormai da qualche anno il secondo mezzo pubblicitario in Italia e ha raggiunto il 30% della totale raccolta pubblicitaria. Vedete poi che anche la radio, che è stata storicamente importante, l'abbiamo visto all'inizio proprio su questo palco, ha comunque la sua percentuale abbastanza costante e che quindi ricopre comunque un suo valore all'interno di questo mercato. Concentriamoci ancora di più sul canale internet, sul mondo internet, entriamo nell'internet advertising. Internet advertising è tutta la pubblicità appunto sul web, su internet, sulle applicazioni su smartphone, sui mobile site che vediamo, su tablet e ovviamente sul PC di casa, lavoro, eccetera, eccetera. Questo mercato a fine 2016 vale 2,36 miliardi di euro.
stimiamo che possa crescere ancora del 10% circa nel prossimo anno. Quindi buone crescite, crescite anche a doppia cifra a parte l'ultimo anno. Un'attenzione, questo mercato è in mano a pochi grandi player. Stimiamo che circa 2/3 di questo mercato siano in mano sostanzialmente a Google e Facebook e agli altri over the top che in Italia comunque sono molto importanti. Stimiamo che l'anno prossimo questa percentuale possa anche crescere oltre il 70% e 75%. Quindi in qualche modo questo mercato con dei numeri, delle crescite interessanti, è però governato da pochi attori. Dopo di me parlerà Google, che è sicuramente un attore molto importante di questo mercato. È un'opportunità, è un rischio, le paure, è bene, male, non sta a me dirlo. Sicuramente è un qualche cosa da rilevare e vedrete anche nelle sale successive del pomeriggio che molti si focalizzeranno proprio su questi attori perché sono importanti per questo mercato. Andiamo a suddividere questi valori per i diversi formati. Vi dicevo prima quanto la televisione sia importante nella comunicazione di oggi. Bene, anche su internet il video, la comunicazione video, sta sempre di più crescendo. È cresciuta del 40% la raccolta pubblicitaria lo scorso anno e crescerà ancora con tassi simili quest'anno, il 2017. Per la prima volta da quando esiste internet in Italia, lo scorso anno sono diminuiti gli investimenti nella banneristica tradizionale, quei quadrati che vediamo un po' ovunque all'interno delle pagine web. Per la prima volta hanno avuto un segno meno davanti alla loro crescita, quindi una decrescita, mentre il video ha ampiamente conquistato anche gli spazi che prima erano dedicati alla banneristica. Altra parte importante, che è questo color senape, color arancio, è la search advertising, la pubblicità all'interno dei motori di ricerca, che è un terzo del mercato ed è sempre uno zoccolo duro. Completano il quadro i classified, ovvero la pubblicità all'interno degli dei siti di annunci, cerco, vendo, compro, il mondo dell'email advertising, e molti attori che sono presenti in questa sala e nelle sale verticali parleranno proprio di questo, e il mondo del native advertising, una pubblicità che si inserisce all'interno dei contenuti per rendere la fruizione dei contenuti e anche dei messaggi pubblicitari molto più armonica, una user experience per l'utente molto più fluida e dinamica, e questo crescerà molto anche nei prossimi anni. Vedete che, pur essendo piccolino, ha tassi di crescita estremamente importanti, più 76 e più 50-60 per il prossimo anno. Prendiamo questi valori e dividiamoli per i device, dove gli utenti vedono, guardano, fruiscono della pubblicità. Bene, ormai è 10 anni che si dice è l'anno del mobile. Un po' è un mantra che in tutti questi eventi si continua a sottolineare. Io invece dico l'opposto, no, non è ancora l'anno del mobile. Perché? Perché un dato Comscore, che è un'azienda che certifica e misura molti numeri di questo mercato, dice che circa il 65% del nostro tempo speso online avviene su questo device. 65% del tempo speso. E qui vediamo come la raccolta pubblicitaria su smartphone e tablet non arriva nemmeno al 35%, arriva appena al 35% nel 2016. Quindi capite che questa differenza non può ancora farci dire che sia l'anno del mobile. Quando questi valori saranno molto più vicini, ecco che sarà l'anno del mobile anche nel mondo pubblicitario. Ultima spacchettatura è il dato sul programmatic advertising. Non so chi di voi sappia o utilizzi il programmatic advertising. Sono delle piattaforme che permettono di comprare e vendere in maniera automatica e in real time, nel momento in cui un consumatore apre una pagina web, di vendere o comprare appunto uno spazio pubblicitario, in base soprattutto ai dati degli utenti, i dati che tutti noi, navigando su internet, in qualche modo lasciamo a disposizione delle stesse piattaforme. Ecco, questo mercato è in continua crescita, vale 400 milioni di euro e ormai è il 15% del totale, della totale raccolta pubblicitaria su internet. Quindi è un fenomeno molto importante che sta continuando a crescere e potrà crescere ancora nei prossimi anni. Molto velocemente, come vi ho detto all'inizio, vi voglio lasciare con alcune sfide. Quando parlo di sfide su digitale, la prima cosa che mi viene in mente sono i videogiochi. Quindi uscirò un po' dal seminato della pubblicità, ma voglio darvi 5 flash. Il primo flash è la misurazione. La misurazione, chi di voi ha mai giocato alla Wii Fit?
è questo, sulle mani, anch'io, è questo strumento che ci permette di muoverci e far vedere e vedere sulla televisione, sullo schermo, i nostri movimenti. E questo videogioco ci misura i nostri spostamenti e poi ci permette anche di migliorarci. Ecco, l'industria della comunicazione, della pubblicità su internet deve iniziare a misurarsi per poter migliorarsi. Sapere se una comunicazione pubblicitaria, una campagna di marketing, una campagna pubblicitaria ha degli impatti diretti sul mio business, se lo so, la farò ancora e la farò meglio. Se so che non funziona, non la farò più e cambierò strumento e formato e modalità. Formati e creatività, e quindi le modalità di comunicazione, sono un'altra cosa importante. Angry Birds, uccelli diversi per obiettivi diversi. Mi diverto sempre a dire questa frase, ma è proprio quello che bisogna fare anche su internet. I formati pubblicitari diversi servono per colpire e raggiungere obiettivi diversi. Chiudo con le ultime tre sfide. Pianificazione digitale su altri mezzi. Se si allarga il mercato, se si allargano i mezzi utilizzati, anche la torta complessiva del digitale aumenta. E-privacy. Sui tavoli della Commissione europea ci sono diversi regolamenti che potrebbero irrigidire il sistema con cui vengono utilizzati i dati per la pianificazione pubblicitaria. Se questo dovrebbe ulteriormente irrigidirsi, capite che molto del data-driven advertising, del programmatic, dell'utilizzo di dati per pianificare andrebbe in seria crisi. E ultimo, l'ho già anticipato prima, il predominio degli over the top, Pac-Man. Questi omini, questi attori che mangiano un po' tutto il mercato e che insomma sono dei player con cui dovremmo fare i conti. Grazie mille. Nella velocità spero di avervi lasciato qualche dato importante.